Siamo arrivati alla decima edizione del Festival d'autunno, ci troviamo nella sede del Festival con me la dottoressa Antonietta Santacroce per fare il punto della situazione. Beh, oggi è l'ultimo giorno per poter contrarre l'abbonamento per la nuova stagione e da sabato appunto inaugureremo con Ornella Vanoni questo cartellone interamente dedicato alle donne. Come mai l'idea di dedicare il festival alle donne? L'Associazione Donne in Arte organizza il Festival d'autunno da 10 anni e quindi in ossequio alle finalità dell'associazione ci sembrava giusto, in occasione del decennale, che per un festival culturale in Calabria è una data importantissima, offrire, diciamo, tanto spazio e tanta attenzione alle donne, esaminate appunto nelle loro più varie accezioni. Quindi partiremo dalla donna nella letteratura, per passare a quella nella musica attraverso il jazz, il pop e anche l'operetta quest'anno, e per terminare poi con una visione anche cinematografica. 10 appuntamenti, dei quali 6 al Politeama e gli altri 4 appunto nei luoghi più importanti della città di Catanzaro, per offrire appunto uno spettacolo, degli spettacoli variegati che sono caratterizzati dalla presenza dei più importanti protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale. Cito soltanto Ornella Vanoni per l'inaugurazione e Dionne Warwick, che appunto è l'artista jazz tra i più importanti appunto a livello internazionale, che sarà nostro ospite l'1 dicembre. Tanti ospiti internazionali in questo festival. Lei è soddisfatta dell'attività che è stata svolta durante questi anni? Assolutamente sì, diciamo che è stato un crescendo, il pubblico ha capito la nostra voglia, il nostro sforzo di migliorarci ogni anno e di poter proporre il meglio della scena nazionale ed internazionale. Possiamo contare, diciamo, su un pubblico fidelizzato che ci segue da tutta la Calabria, ma anche con notevole attenzione anche dal resto del Sud Italia, grazie agli eventi appunto in esclusiva che abbiamo sempre proposto ogni anno, e citavo appunto quest'anno Dionne Warwick, che sarà per la prima volta in assoluto in Calabria, per l'unica data per tutto il centro-sud. Un artista appunto internazionale ineguagliabile, dal sound particolarissimo che mischia il pop con jazz, con il rhythm and blues, per un concerto che veramente si pronuncia indimenticabile e che sta avendo adesione appunto da tutte le parti del Sud Italia. Il festival sta andando bene anche questa decima edizione, almeno così sembra. Qual è il futuro? Ma sicuramente continueremo come negli ultimi 3 anni col proporre non solo eventi musicali di notevole caratura, ma anche degli approfondimenti culturali che già ad esempio caratterizzano l'edizione di quest'anno, e cito ad esempio la conferenza che terrà Vittorio Sgarbi sull'arte delle donne, e poi ancora Morsacco e Amorfofano, le donne della Divina Commedia di Eugenio Macari, e poi ancora appunto una nostra produzione Eros e Libertà, la donna nel cinema di Tinto Brass. Accanto a questo appunto hai ancora un approfondimento sull'opera dedicata alle donne. Accanto a questo poi appunto i nomi dei vari generi musicali, i nomi più prestigiosi, ad iniziare appunto da Ornella Vanoni, che terrà a battesimo l'edizione che appunto prenderà il via sabato prossimo 6 ottobre. Siamo arrivati alla serata di debutto di questo festival d'autunno. Come primo ospite un nome importante della musica leggera italiana, Ornella Vanoni. Ci vuole parlare di questa serata, dottoressa? Sì, ho voluto che fosse proprio Ornella Vanoni a inaugurare questa decima edizione dedicata alle donne, perché Ornella Vanoni si è affermata nel corso degli anni come un'interprete inconfondibile. Le sue musiche, dal sound originalissimo e dallo stile appunto veramente molto particolare, hanno accompagnato intere generazioni, per cui sono sicura che le sue canzoni appunto storiche, a partire da Che cosa c'è, Tristezza, La voglia pazza, Senza fine e Penso a te e tante altre, richiameranno un pubblico numerosissimo di ogni target, che ha già diciamo, richiesto di poter partecipare allo spettacolo, ma ci sono ancora biglietti disponibili e quindi vi attendiamo al Teatro Politeama a partire dalle ore 17 di sabato.